Esperimento in corso, ragazzi. Già sentite un suono, no? Sentite già l'audio. Ma io, prima di farvi vedere l'esperimento, suggerirei a mio fratello, prema il tasto reset, così facciamo sentire il silenzio e andiamo a vedere cos'è. Connubio tra passato e presente. Esatto. Poi vi facciamo vedere quello che cos'è, eh? Cioè, nerd all'ennesima potenza, la nerdaggine. Molti potrebbero avere un orgasmo, ma soprattutto perché? Perché tutto questo esce fuori da lui. Abbiamo resumato una mummia. Un Nintendo NES 8-bit, 1985, perfettamente funzionante, integro, un po' impolverato, con joypad, due joypad originali, eccoli, uno e due, l'altro sta da qualche parte lì, alimentatore originale, e l'abbiamo poi collegato a un televisore della Samsung Full HD. Sì. Proprio il connubio, come dici te, passato e presente. E funziona alla grande. Prova a mandare avanti, prova, vai. Ecco com'erano i videogiochi nel 1985. Quando eravamo piccoli. Adesso c'è la PlayStation 4, ragazzi. Sì. Questo porello. Vai con start. Bellissimo sto video. 30 anni fa un po' rumore. Vai con play, dai. Vai con start. Eccolo. Perché fa rumore? Non so perché. Madonna, fa fastidio. Abbassa un po'. Sei morto? Ah no, sembrava. Sono morto, sono morto. C'è un rumore che non ci dovrebbe essere. Boh. Esperienza di gioco, dai, allora fai la recensione. Esperienza di giocabilità. 10 proprio. Davvero? Sono già morto un'altra volta. All'inizio del gioco. Effetti grafici e sonori? Beh, per l'epoca andava bene, dai, 8 bit. Cioè, questo non si vede niente, né la faccia, niente. Questo è un pupazzetto. Sì. Dovrebbe essere Luke Skywalker questo. Sì. È l'acido. Ah, spara pure. Sì. Perfetto. Prova superata. Possiamo anche chiudere. Alla grande.